esistono due documentari sul Ligabue fatti da un certo Andreasi, un regista, e io me li facevo proiettare, ma per la costruzione del personaggio. Ovviamente molto riguardo il personaggio, io non sono un pittore, quindi sono... Sono sempre stato attratto un po', chiamiamolo, dai diversi, perché forse il diverso ha più cose da dire, da raccontare. E ovviamente di cinema il mio maestro è stato Elio Petri, detto il capoccione. Io ho fatto il mio primo film, si chiamava La classe operaia va in paradiso, il protagonista era Volonté. Ovviamente si raccontano anche momenti della storia italiana, come cinema non è solamente cosiddetto d'evasione, perché anche la risata comunque corrisponde poi al momento storico, sociologico. Non dimentichiamo che uno dei più grandi attori italiani è stato Totò, poi a seguire lo stesso Sordi, eccetera. Grazie a Flavio Bucci, un torinese d'eccezione. Grazie. Grazie. Grazie.